Basilicata, gennaio 2014. Da un gruppo su un social network, Dipingere con la luce, si dà corso a una mostra concorso di fotografia digitale e da questa nasce l'idea di visitare alcuni luoghi e tradizioni riprodotti negli scatti esposti e premiati. Con le nostre telecamere, allora, a registrarne intenzioni con l'impegno a seguire, 6 mesi dopo, la trasferta in Molise qualora si fosse davvero realizzata. Così è stato a quanto pare, grazie a 2 membri del gruppo, Antonio e Veronica. E dal Palazzo Baronale di Gallicchio è bastato un salto per catapultarsi nel Museo dei Misteri di Campobasso, nei vicoli stretti e nelle piazze addobbate a festa di una delle tante città italiane, per respirarne i segreti e scoprirne bellezze. Domenica 22 giugno 2014 siamo con le nostre telecamere a Corso Vittorio Emanuele II di Campobasso, in Molise, e ci troviamo con Veronica Petreroia. Perché? Con le nostre telecamere qui oggi? Siamo qui oggi per la manifestazione dei Corpus Domini di Campobasso. Ho partecipato a un concorso fotografico a Gallicchio quest'anno a gennaio con delle foto proprio appunto dei misteri di Campobasso. Da lì poi è nata una vera e propria interesse per questa manifestazione. Difatti proprio oggi c'è una delegazione dove visiterà Campobasso con i misteri. E quindi una sagra dei misteri, un concorso fotografico ideato da Antonio Di Pirro che ha fatto sì che nascesse in alcuni la voglia di visitare realmente i luoghi. So che ci sono anche delle novità, si sta già lavorando alla seconda edizione di Scatto per Conoscersi, qual è? Quella di fare la seconda edizione quest'anno proprio nel mio paese a Cercemaggiore. Antonio Di Pirro, ideatore della mostra Scatto per Conoscersi, finalmente Molise, finalmente Campobasso, finalmente Sagra dei Misteri dal vivo. Sì Paolo, siamo venuti qui a Campobasso a conoscere di persona questa meravigliosa Sagra dei Misteri. Noi l'abbiamo conosciuta grazie agli scatti di Veronica Petraroia attraverso quella mostra che facemmo a gennaio, propriamente detta Scatto per Conoscersi. Ma il titolo fu più azzeccato quindi? Sì, e in effetti ci stanno anche delle novità che Veronica mi ha preannunciato proprio qui a Campobasso. Praticamente lei sta lavorando per avere la seconda edizione anche qui al suo paese, a Cercemaggiore. E quindi tutto che diventa anche scambio culturale, la Sagra dei Misteri da sempre riprende anche l'opportunità di conoscere, di scambiarsi, di conoscere altre tradizioni, e grazie a questa mostra, come vediamo, nelle cose bisogna crederci, basta crederci e ci sarà questo scambio, da come abbiamo capito, magari un gemellaggio tra Gallicchio, tra la Basilicata e il Molise. Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Evviva Campobasso!